Bella ragazzi, a tutti del Comendone Veneziano, Fiorisciamo Lungaro, Ring, partiamo quinti con Alfonso e ottavi con Norris. Strategia un po' pazza, perché con Norris parte a bomba con le soft, per poi fare un lungo stint con le hard e poi chiudere con le medie. Mentre per Alonso, medie, hard, medie. Vediamo, set 8 non positivo, non siamo in un gran momento, ragazzi. Io lo dico, dobbiamo difenderci per il terzo posto, raga. C'è una grande atmosfera. Abbiamo sviluppato molto la macchina per l'anno prossimo. Eccoci. E vediamo, sono però ancora limare delle cose. Però appena ho la sicurezza del terzo posto, a bomba sul prossimo anno. E si va, gran premio dell'Hungaroring, si gode, si gode. Vai, uno. Vai, uno. Qua bisogna subito di un Norris aggressivo, vai Lando. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Bisogna fare i punti, raga. Bisogna fare punti. Stiamo subito su Lando. Lando Norris che deve recuperare. Vediamo un po' le gomme. Magnus, se no, fatalità proprio quelli vicino a me. Il mio gruppetto ha le soft. Fatalità. It's incredibile. Norris addirittura 80%. È uno delle soft prese anche male. Benissimo. Non proprio una gran cosa. Dopo l'inizio di mondiale pazzoide, dove veramente c'è su di tutto, adesso si sembra un po' stabilizzata la stagione con meno incidenti e meno safety car o red flag. Vedremo però. Norris in difficoltà, Alonso sempre quinto. Che le gomme non sono a posto. No a posto, no a posto. Vediamo. Abbiamo purtroppo Russell e Gigi Hamilton sesti e settimi. Vediamo. Attenzione, appena detto. Yellow flag, yellow flag. Russell godo. Russell godo, Russell godo. No, proprio tra Mercedes. Mamma mia, che bello. Proprio le Mercedes si sono andate, ragazzi, eh. Grazie Mercedes. Quinti e sesti. Addirittura Gigi ventesimo. Gigi ventesimo. Quinti e sesti. Tutto regolare. E godo. Testa coda. De Vries, ma non mi interessa di De Vries. Hamilton non si è ritirato, ma è ultimo. Russell penalizzato. Molto bene. Cosa succede? Vorremmo esserci. Tanto consumo c'è in sta gara. Mamma mia. Hungaroring in gara dura. E già in finestra Norris. Ultima e penultima le Mercedes. Apri e andiamo. Vai. Attacca Lando. Sosta per Norris che sprofonda. Norris al 14° posto. Ma lo sapevamo. Ok. E mo vediamo se è giusta la tattica. Ok, in finestra anche Alonso. Vediamo però gli altri come hanno le gomme. Le stanno tenendo meglio. Niente, non è una gara iper positiva per noi, proprio per niente. Purtroppo facciamo fatica. Vai. We'll be boxing at the end of this lap. Yes. Norris ottavo, sta recuperando. Attenzione, yellow flag.
Velocissimo però. Yellow flag veloce. Yellow flag veloce. Settimi e ottavi. Dobbiamo fare una gara tranquilla, cercare di arrivare con entrambe le macchine a punti. Questo è l'obiettivo. Problema per Magnus nei box. Quarto Alfonso. Fastest di Magnus in vola, vola. Magnus in vola oggi, Rimaniamo quinti e sesti. Per il momento gara iper tranquilla. A parte l'incidente tra Mercedes, che è veramente pazzesco. La quinta e sesta posizione blindata, salvo cagate, però siamo lontanissimi da Ferrari e Red Bull, che hanno guadagnato su di noi, assolutamente, hanno fatto uno sviluppo importante, siamo a metà stagione, ci sta. Vediamo le gomme, ma siamo in linea, siamo in yellow flag velocissima, però yellow flag veloce, la classica yellow flag veloce. Attenzione, attenzione Alonso, Alonso. Errore di Alonso, ma non ha fatto danni per fortuna. Errore di Alonso, ma senza conseguenze, ti prego Alonso. Ti prego Alfonsino. No cagate Alfonsino. Gara, la solita gara all'Hungaroring, una noia mortale. Vediamo se qua può succedere qualcosa. Sono proprio curioso di capire se può succedere qualcosa. Siamo in finestra. Ibox Charles, Ibox Charles. Charles Ibox. Solo una safety car può riavvivare un po' le cose. No, dai, andiamo ai box, nei box. Cerchiamo di stare su strategie regolari. Norris ai box, andiamo anche con lui. E buono. Adesso mi servono gare iper regolari per fare i punti necessari per dedicarmi alla stagione, agli sviluppi della stagione prossima. Questo è l'obiettivo, perché la stagione prossima voglio lottare per veramente cose importanti. Che per carità l'ho anche fatto in questa stagione, perché ho vinto anche una gara, quindi ho fatto bei podi, belle cose, ma chiaramente voglio di più. Copy. Problema ai box per Stroll. Yellow flag veloce. Cinquanta giri di tranquillità atrocissima. Stiamo tenendo le gomme tranquille, non abbiamo bisogno di spingere. Lievi danni all'ERS, zio, ok. No, no good, no good. Norris quarto. Buon passo adesso di Lando. Bravo Lando. Bravo Lando. Siamo anche abbastanza là con le gomme. Quindici laps remaining. Yellow flag, auto contro le barriere, ma non sembra esserci safety car. Vediamo. Ancora tra compagni di squadra. No, 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 da solo, da solo, da solo.
un avvio pazzo, gare più tranquille, ci sta comunque, non che potrebbero essere strappate. Certo, un ritiro per Verstappen, Leclerc e Perez sarebbe bello, però non possiamo pretendere troppo. Se possiamo spingere col carburante, stando attenti ovviamente. Le gomme non sono messe benissimo però rispetto ai competitor. Stavo 3 laps remaining, 1 laps remaining. Solita gara all'Hungaroring, mamma mia. Gara di una tristezza incredibile. Max Verstappen taglia il traguardo. Vince Verstappen. Quarti. E sesti. Perfetto. Va bene così. Quello che volevamo. Quello che volevamo, ragazzi. Piloti, consolidiamo. Quinti e sesti. Siamo i primi, siamo i primi degli umani. Quindi va benissimo. Costruttori, ottimo, recuperiamo 19 punti sulla Mercedes, tutto meraviglioso, signori. Iper soddisfatto il Kume. Avevano un po' di soldini che non guastano mai. Vediamo a che punto siamo. Mi riporto, va bene. Allora. Terzo, ok. Abbiamo la macchina un po'. Sospensioni, ok, qua dovremmo cambiare. Adesso vediamo cosa stiamo producendo, però. Allora, ricerca, sottoscocca e pance laterali. Adesso però un progettino dobbiamo farlo, ragazzi. Vediamo dove siamo messi male. Siamo calati un po' nei componenti. Siamo calati un po', siamo calati. Io farei un alettone anteriore, sinceramente. Non mi resta più un cazzo. 42 giorni la prossima. Teniamone un po'. Meno 3. No good, no good. Mamma mia. Equilibrato. Non sono convinto. Non sono convinto. L'accelerazione è un problema. Non saprei proprio che fare. Proviamo l'alettone posteriore. Non è semplice.
perdo troppo in altre. Sinceramente non sono soddisfatto, quasi quasi mi faccio un'altra ricerca. La macchina non è tanto migliorabile, eh? Sinceramente. Magari sbaglio, però a sto punto puntiamo ad avere una super macchina il prossimo anno. Spero di non pentirmene. Molti ingegneri, bene, perfetto. Vai. Ragazzi, siamo in Belgio, ma non risterzo per la sprint. Allora, sono undicesimo perché ho dovuto cambiare l'ERS, che chiaramente aveva dei problemi. Assetto auto, non male. Vediamo, comunque, raga, ho scelto già ancora di sviluppare la macchina per la stagione prossima, proprio perché vedo che non riesco più a svilupparla bene. Cioè, se sviluppo da una parte e perdo dall'altra. Non sono convinto, comunque siamo ancora una buona macchina e secondo me il vantaggio sulla Mercedes è abbastanza buono, speriamo di non sbagliare. Intanto se facciamo punti alla sprint sarebbe importante. Vai. Siamo alla sprint di oggi qui a Francorchamps. Importante la sprint, speriamo che Alonso recuperi. Alonso sta guidando a bomba, eh. Il tutto per tutto deve rischiare Alfonsino. Vai. Copy. Cioè, perché secondo Alonso? Ah, perché forse lo sconta in gara. Ah, ok, allora sono un pirlone. Vabbè. Vediamo cosa combiniamo. Vira sprint. Virtua safety cargo successo. È stato un incidente, se non erro ha coinvolto George Russell. Giorgione Russell. Le Mercedes mi vogliono bene, signori. Fuori Ocon e Russell, incredibile. Virtual safety car. Keep the delta positive, obviously. Copy, understood. Ottimo. You're good at charging. Okay. Okay, deployment should be good. Yeah, confirm. Okay. Boom. 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 Copy. Boom. E andiamo subito una sprint pazza. Halo addirittura primo. Halo vola. Attenti però che non dobbiamo bruciare le gomme. Aia. No, no, Norris cosa ha combinato? Gravi. Ma vai a cagare. Ah, ne ho zero anche giustamente perché sono un cretino. Ah, Norris, Norris. Che Perez messo male. Alonso è primo, ma manco Alonso. Tieni duro, Alo. Norris ovviamente ha problemi. Ma come faccio a non portare pezzi? Madonna, ancora Virtua Safety Car. Casini, casini, che gara. Meno male che eravamo tranquilli. Fuori anche Albon. La safety non esce però, eh. Speriamo di potermi prendere il pezzo per prima della gara. Una sprint pazza, signori. Vai. Con Norris in grosse difficoltà. Per non avere i ricambi, madonna, per risparmiare. Ora che fine che faccio dopo. Ah,
No, rischiaramente disastro. Speriamo che almeno voglia la vittoria di Halo, che fatalità è penalizzato, attenzione. Ovviamente. Con i problemi che ha Norris, è ovvio. Qui è dove le auto... C'è stato un incidente. Facciamo una bella cosa. E posso ritirare l'auto? Di tutto. Vai. Non ha senso. Purtroppo non ha senso. Vediamo se Alonsino tiene. Mamma mia, disastro però. Gara disastrosa questa. Hamilton quinto. Dai, allora almeno tu. Una sprint pazza comunque. Bravo Alonso. Dai, una soddisfazione, però Norris ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, l'ha sbagliato. Bravo Alo, dai. Bei punticini che arrivano. Le squadre stanno... Allora, adesso... Mamma mia, nono e 19. Va bene. Ok. Boh. Ok. Che disastro, però. Che disastro. Vabbè, dobbiamo fare una strategia veramente crazy. Allora, dobbiamo partire a bomba, ovviamente. Possiamo arrivare qua. Aggiungi ancora soft. Aspetta un attimo. Ok. Strategia crazy per Norris che deve rimontare. Chiaramente bruceremo un po' le gomme, devo partire a bomba, devo partire. Mentre Alonso nono, possiamo andare un po' più in relax, tra virgolette. Però andrei sempre sulle due soste, sinceramente. Ok. Facciamo così, dai. Beh, diciamo, non mi sembra una, proprio una gran strategia. Vai, potremmo fare anche così. Però boh. Non è prevista pioggia. E va bene. E vediamo, se non posso tenere sempre questi ritmi, però. Vai! Ormai è tutto pronto, saranno 44. Amici, siamo al Gran Premio del Belgio.
Luci spente. Go, go, go. E si parte, ragazzi. Vediamo cosa combiniamo. Vai. Vediamo se è una gara pazza come la sprint. Yellow flag veloce. Dai, abbiamo Hamilton terzo e non va bene. Gigi terzo non mi piace. Copy. Attenzione, incidente, incidente. Abbiamo bandiera gialla. Però senza safety car. Ci apprestiamo alla curva 5. Penasse, ragazzi, stagione da dimenticare, E l'impatto sulla vettura è evidente. Dovrà darsi una svegliata dopo l'accaduto. Mamma mia. Stagioni non semplici. Niente, non posso tirare più di tanto. Faccio un po', un po'. Aro settimo. Vediamo le gomme. Sì, forse con Norris vuole fare una strategia lunga. Proprio perché sono ultimo, non è stata una grande idea forse spingere così. Mi conveniva andare di hard e durare il più possibile. Quasi quasi la cambio in corsa. Quasi quasi la cambio. Stroll addirittura quinto. E ora abbiamo bandiera gialla. Ci possiamo ritirare. Dai, dai. Aro il quinto, bene. Allora, i pneumatici siamo chiaramente quelli messi peggio. Di Alonso è messo peggio, sicuramente. Ora c'è già decimo, però dai, dai alla fine non diciamo cavolate, la strategia non è sbagliata. Sono un po' in panico perché faccio fatica con Norris che fa tanti tanti errori virtual rischio Alonso ai box 100%. Vai. Non posso farli andare entrambi, se no cazzi. Ora c'è la bandiera gialla. Però fuori Piastri o con niente, la safety car non vuole più uscire. Ai box Leclerc era ovvio. Virtual safety car. Just keep your delta, watch your delta, slow down. Copy. Dai, però va bene, ho fatto la cosa giusta secondo me. Non potevo andare con Norris, era un casino. Ok, siamo sesti con la sosta già fatta. Bene. Molto, molto. Virtual safety car in rientro. Gare pazze in Belgium. E mo vediamo se è la scelta corretta. Allo quinto. No more energy for now. Yeah, confirm. Safety car veloce. Yeah, take it easy. Allora, qua siamo già con Norris.
Ci deve andare i box, Loris la gran fiducia comunque. Medie 44. Mamma mia. Yellow flag continua, signori. Yellow flag continua. Ok, Norris ai box. Torna sedicesimo Lando. So take it easy. Boh. E vediamo adesso se è la scelta corretta. Ancora yellow flag veloce. Dai Norris, devi spingere però adesso. Ah, lo rimane quinto. Dai che saliamo, dai che saliamo. Leclerc in strafuga comunque, noni e quarti. Problema i box per Gigi, problema i box per Gigi. Allo secondo. Quindici laps rimanenti. Ma che palle però. Dovrò cambiare l'ers anche lui, giusto che... Non so se andare ai box, sinceramente. Otto secondi da Verstappen, non è male. Avremo un secondo posto pesantissimo. Norris sesto. Se le gomme tengono. Rischio per Alonso che prova a stare in pista. 10 giri alla fine. Ne ho paura che... Ancora virtual, ma proprio adesso, proprio adesso. Slow down, get your delta positive. Ok, copy. Is that Sonoda off? Caution through there. Is everyone alright? Ancora virtual. Non va dei box con a rischio con Norris. Ok. Vai, la rischiamo con... Ho perso quanto una posizione, vabbè. Io sono comunque stranito. Ci arriva una safety car adesso, ma... La vedo un po' improbabile. Verstappen è molto vicino però, eh. Verstappen è molto vicino. Giro record di Norris. Questo è buono. Alonso non credo. Mamma mia che rischio. Manca il doppiato. Che è successo? No, scusa. Ma dai, ma il doppiato di merda. Ma vaffanculo, va. Accidenti, bruttissimo impatto. Difficile. Non ho parole. Non ho parole agli ultimi tre giri.
abbiamo bandiera gialla. Anche penalità. Ma vaffa. Con un doppiato. Guarda, sto zitto che è meglio. Penalità, ma vaffa. Alonso ha fatto un errore imperdonabile. Era secondo posto meritatissimo. Teoricamente dovrei riuscire a rimanere quarto, però. Sembra che sia rimasto Hamilton, godo. Leclerc, Charles Leclerc si aggiudica il gran premio. Quarti e sesti, credo. Ah. Cosa abbiamo buttato via? Un podio regalato proprio. Pierre Gasly al rientro dopo la bandiera a scacchi. Ma alla fine finiamo quarti e sesti, dai. Ok. Sempre quinti e sesti, va bene, costruttori. Guadagniamo ancora qualcosina, molto molto bene. Però un errore di Alonso imperdonabile, secondo me. Va bene, dai, raga, sotto il comandone veneziano siamo in pieno obiettivo, però potevamo veramente fare qualcosa di grande, invece no. Beh, sono contenti qua. Mi danno anche un po' di soldini, grazie. Grazie. Niente, raga, sotto il comandone veneziano, peccato, ma ci siamo. Ciao!